C'è tutto? Certo. Bene. Generale Plasivo, mio signore, una spia segreta mi ha dato questo. Che cosa significa? Silvia. Silvia doveva sposarsi con un nero, non con questo qui. Guardi, generale. Chi è? Accidenti, è tutto vero. Nuovo tenente Ava, lei cosa ne pensa? La situazione è molto grave. Chiama subito la squadra speciale. Bisogna intervenire. Sono io. Dovete entrare subito in azione. Voglio sapere chi vuole sposare Silvia. Conto su di te, capitano Blake. Lei è Kelly Jackson, tenente capo della quinta divisione armata delle madri combattenti. Lui è Scott Price, della seconda divisione genio guastatore. È specializzato in torture. E questo sono io, capitano Donald Blake, comandante di questa missione. Pronti per la missione? Pronti, capitano Blake. Cerchiamo informazioni sulla Silvia. Via! Ecco proprio quello che volevamo. Questa è una prova inconfutabile. Devo chiamare subito il nostro generale Plasivo. Generale Plasivo, abbiamo trovato. Roger, ricevuto. Ragazzi, dobbiamo trovare ancora informazioni. Il generale Plasivo vuole saperne di più. Andiamo di su. Capitano Blake. Sì. Facciamo saltare in aria tutto. Ottima idea, Price. Piazza l'esplosivo.
qui, subito! Dobbiamo andare! Generale Plasivo, hanno trovato questo nella casa di Silvia. Dov'è il Capitano Blake? Il Capitano Blake non ce l'ha fatta, purtroppo. Maledizione, non ci voleva. Vediamo cosa avete trovato. Guardi qui, la Silvia è con un nero! Qui è sicuramente Jesu. Lord Barnabas, ti ordino andarlo a scovare a Jesu. Ora vai! Guardi, ma brutta sta roba, buona questa, no, roba no, buona no, signore, no, guardi, no, guardi, no, bello, no, questo, non bello, non voglio, non voglio, chiuda mano, no, chiuda no, mano, no, bisogno, pochi skate, pochi skate, no, ma fate skate, 10 euro questo, solo 10 euro, 10 euro, 10 euro signora, lo trovo per 5 io quello, 5 euro, dove 5 euro, sì, sì, anche le cose, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, dai, dai, 5 euro, su, su, guardi, signore, guardi, questo nero della foto, vero? No, no, io no. Che no, cosa no, stavi facendo no, con signora, Silvia? Io no, eh? Signora, sì o no? Pochi scherzi. Ah, fai lo gnorri, eh? Se tu vuoi le informazioni, tu dovele ottenere. Ottenerle? E come dovrei fare? L'unico modo è combattere! Con i baffi! Voglio un gioco sporco! Voglio il sangue!
vero! Mi disarreggiono senza baffi! Silvia! Se devi sapere di Silvia, devi andare a darla isolato, da mio amico Mohamed! Eccoci al bazar di Al-Azolad, un luogo molto pericoloso ed angusto. Dobbiamo trovare questo Mohamed. Solo lui saprà spiegarci perché Silvia ha cambiato idea e non si sposerà più con un nero. Conoscete questo? Madonna, se conosco. Madonna, è Vaso Cascade questo qua. Guarda, mio, è Marco questo qua. Marco Pastro. Marco Pastro. Ma dove, che fine l'ha fatto Marco Pastro? Dobbiamo trovarlo assolutamente. Anche noi. Anche noi, vediamo anche noi. Venite, voi. Venite. Vediamo. Questo? No, no, ma lui sì, sicuramente lui lo conosce. Aha! Lui sicuramente. Venga, prego, pendolino. Signore, lei, venga.
Venga, questo è perfetto per lei. Perfetto. Porta al lavoro. Venga, un euro. Nuovo, nuovo. Ehi, conosci questo tizio? Come no? Come no? Ehi! Lo conosci? Non conoscere. No, andate via. Andate via. Non è possibile. Il tizio mi ha detto che lui lo conosce. Poi questa è molto familiare, secondo me. L'ho già vista da qualche parte. Aha! Dov'è lui? Io non sapere niente! Te lo ripeto! Dov'è lui? Non sapere di che tu stai parlando! E dove hai preso tutte quelle terrine dalla Tupperware? Eh? Erano di Pastro! Attento, bello! Guarda che Price non scherza! E così? Le hai rubate tu dalla casa degli sposi, vero? Pensavi di farla franca, eh? Chi sei? Chi ti ha mandato? Io essere il rappresentante ufficiale Tupperware! Balle! Non vuoi collaborare, eh? E adesso ti faremo cantare. Ma Scott, puoi usare la tecnica che hai imparato in Afghanistan? Perché no? No, no, ti prego, no tortura, no tortura. Va bene, confessare, confessare. Io avrei visto Marco, Marco e Silvia, qui sulla rocca, di Alla Solate. Marco avere fatto dichiarazione a Silvia. Marco essere bravo ragazzo, essere uomo giusto per Silvia. Sì? Sì, ok, ricevuto. Lo hanno trovato. Il generale Placebo ha trovato Marco Pastro. È la tua giornata fortunata, cioccolatino. Price, Jackson, andiamo. Voglio vedere l'ostaggio. Lo interrogheremo. Voglio proprio sapere che cosa trova la Silvia in lui di così speciale. Via! Nome? Baba. Marco. Età? 30. 30. Professione? Imprenditore balneare. Commercialista. Come descriveresti la tua Silvia? Ah, mia Silvia. Bella, intelligente, premurosa, prosperosa, labbra carnose, saggia. È un ippopotamo, è... Quando puoi uscire con la Silvia, cosa fai? Quando posso uscire con Silvia, io andare a prendere con mio cammello e andare a pescatore di Corte Lazio, dove io anche nascondere mia refurtiva balneare. Però da pescatore di Silvia poco pesciolino. Studio e mi preparo. Come descriveresti tua suocera? Oh, mia suocera, brava donna, molto gentile. Molto brava, veramente, come mia seconda mami, fa bene da mangiare. La falsità e l'ipocrisia. Dici la verità, dove vorresti abitare da sposati? Ma dove c'è Silvia c'è casa. Cosa ti interessa di più della Silvia? Ah, Silvia. Silvia. Silvia mi interessa le sue tenerezze. I suoi sentimenti, la sua cultura. Soldi. Cosa vuoi dire a tuo suocero? Papi, io volerti bene, fare me
amministratore delegato e adottare. Quanto lungo ce l'hai? Così. La prima notte di nozze, come ti prepari per la Silvia? Ah, io prima notte di nozze, depilato tutto, pigiamino, profumato, volo talco e tanto amore. Abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, pantalone impermeabile e camicia. E con quali dolci parole la chiamerai per venire a letto? Zimbi, vieni cioccolatino bianco che facciamo un bel ringo. Chi è la donna della tua vita? Donna della mia vita? Silvia. La mamma. Ma in realtà, che titolo di studio hai? Beh, io avere due lauree e master a Chicago in economia. Terza media. Quante volte ti piacerebbe tradire la Silvia? Ma io Silvia ammiro, io mai tradire. 30. Tutto sommato, Marco è quello giusto. Ha ragione, generale Plasibo. Cari sposi Silvia e Marco, io non sono un nero, ma se volete, per voi, posso trasformarmi in un sudcoreano. Auguri! Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Op, 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 op. 보이지만 볼 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 때가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵, 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 옵 오빤 강남 스타일 강남 스타일 옵, 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 옵 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 옵, 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 옵 오빤 강남 스타일 Hey, sexy lady 옵, 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 옵 비는 놈 그 위에 나는 놈 baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 비는 놈 그 위에 나는 놈 baby baby 나는 뭘 좀 아는 놈 You know what I'm saying 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 옵 옵 옵 옵 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 옵 옵 옵 옵 오빤 강남 스타일
che cazzo? No, non ti prego, non volevo lavarti la testa e tagliarti i capelli da piccola, no, no, ti prego, no, 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 no! Un giorno diventerai come lui, Lake Junior.